Nel 1850, a 10 anni dall'Unità d'Italia, Carlo III di Borbone è il duca di Parma. Bello, giovane, generoso, spavaldo, soffre perché non riesce a conquistare il favore popolare e la gloria militare. Il potere non lo esalta, ma egli è costretto a difenderlo perché cadrebbe in cattive mani. Il suo matrimonio con Luisa Maria di Berry sta naufragando e a corte si complotta contro di lui. Forse perché conscio della precarietà del suo destino, Carlo fa delle pazzie. Perché tanta paura? È un cacciatore. Stavo addormentandomi. Sei pazza? Vuoi farti venire una congestione? Mamma, si sta così bene al sole. C'è una cabina libera. Facciamo un bel bagno. Scusami, ma non ne ho voglia. A dir la verità, nemmeno io. Ma che noia quest'anno. Nei Bonsanti, nei Pitti, non c'è in giro una faccia simpatica. E quanto a distrazioni, poi. Parlo per te, bambina mia. Alla tua età si ha il dovere di divertirsi. Parlo anche per me, ad essere sincera. Un po' d'allegria mi ci vorrebbe, con l'aria che tira sempre in casa nostra a Firenze. Dormi. No, mamma. Ma vorrei dormire. E va bene. Ma fra 10 minuti precisi ti sveglio. Sì, mamma. Potrete mai perdonarci? Ma c'è un motivo per cui ci comportiamo in modo così indiscreto. Enrico Cameli, il conte Luigi di Mulazzo. Bene, ecco la verità. Voi dormivate e noi ci siamo fermati ad ammirarvi. E abbiamo fatto una scommessa. Sorelle. Noi? Allora, cugine, amiche. No, no, purtroppo. Beh, lo dico per i miei anni, naturalmente. Una madre incredibilmente giovane. Davvero? Ma il purtroppo spetta anche a me dirlo. Ho perso la scommessa. Eh già, io avevo scommesso su sorelle. Luigi su madre e figlia. E ora paga il pegno. Un gentiluomo non se lo fa dire due volte. Ma che fa? Ma è pazzo! Mio Dio, ma dovrà asciugarsi! Cameli! Cameli, venite qui, nella cabina! Oh! Presto! Qui, nella cabina! Vengo! Emma. Non voglio ingannarvi. Avevo chiesto a qualcuno che vi conosce di vista. È stato tutto un gioco per incontrarvi. Siete offesa? No. E neppure imbarazzata, spero. Quanti anni avete? 18. Io parecchi di più. Ma adesso mi sembra di avere 18 anni anch'io. Questo sole,
Il mare, l'odore della pineta. E voi qui, vicino a me. È uno di quei momenti in cui si può credere che la felicità esiste in questo mondo. Erminia, che bel nome. Sembra una lenta carezza su una spalla morbida e nuda, come le vostre. Ma che sfacciato! Spero che il vostro amico non parli in modo simile alla mia povera Emma. Perché povera? È ancora una bambina. Una bambina diventa subito donna quando incontra l'uomo giusto. Per me è ora di andare. Non per colpa mia, spero. Comunque, preferirei farvi paura che esservi indifferente. Vi dispiace? Prego. Sì, l'ho notato. Il villino coperto di glicini prima di entrare a Bagni di Lucca. Ci venite sempre ogni estate? Sì, ma quest'anno... Un po' troppa monotonia, vero? Datemi la possibilità di rivedervi. Eccoci qua. Un bagno indimenticabile. Ah, Luigi, un'idea. I nostri uomini ci stanno già preparando la colazione al sacco. Se la contessa Erminia e sua figlia volessero farci l'onore? Oh, sì, ve ne prego. Non potete dirci di no. Vi prego. Ma non so, se a Emma fa piacere. Allora? Vado a perfezionare i preparativi. No, 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 l'amore quando è sincero non ha bisogno di avere attorno bellezze naturali. Anche se luoghi come Venezia rendono ogni attimo indimenticabile. E ci andate spesso a Venezia? Oh, così di rado. Ci muoviamo poco da Firenze. E voi, Emma? Anche voi avete nostalgia di Venezia? Nostalgia? Non ci sono mai stata. Eh no, purtroppo. Finora ne è mancata l'occasione. Meglio così. Emma scoprirà l'incanto di Venezia con l'uomo che amerà. Ringrazia, Emma. È un augurio bellissimo. Un bel viaggetto tutti e quattro insieme. Enrico, per me certi luoghi sono stupendi anche quando si è soli. Di uno sono addirittura geloso, perfino nel ricordo. E cerco sempre di tornarci. Ma è lassù, in Scozia. È l'isola di Arran, col suo castello di Brodick, che domina il mare grigio-azzurro. Solo gabbiani a migliaia. E dietro, sui colli verdi di Erika, le macchie bianche delle pecore che brucano in pace. Voci e rumori si odono appena come in sogno. Il mondo è così lontano che ridiventa pulito. Per me il mondo è ancora pulito. Non lo conosco. Non ho bisogno di illudermi perché lo sia. Avete detto una cosa bellissima. Sentite, si sta così bene insieme. Ma con questo sole non si resiste. Siamo troppo sfacciati se vi chiediamo di offrirci il caffè a casa vostra. Non vi dispiace, vero? Ma la servitù è impermesso. E che significa? Scommetto che voi sapete preparare il migliore dei caffè. A quello che c'è di più bello al mondo. Allora? Non dirlo, porta sfortuna. Basta pensarlo.
Erminia. Fate. Non è quello che vuoi anche tu, da quando ci siamo incontrati. Ma sei pazzo? Ti ho letto negli occhi. E tu non sei una donna meschina, che non ha il coraggio dei propri sentimenti. No, no, lasciami. Ti preoccupi per Emma. Luigi le parlerà della Scozia, di libri. Non se ne accorgeranno nemmeno se tarderemo col caffè. Ecco. Ti lascio. Voglio vedere che fai. Lo senti anche tu? Che non ci siamo incontrati oggi per la prima volta. Non fatemi dire niente. Mi gira la testa. Quel vino. Non sono più un estraneo per te, vero? Voi? Tu. Tu. Non mi hai risposto? Tu sei l'uomo venuto da lassù, dalla Scozia. Perché sapevo che tu mi aspettavi. Io? Non temere. Tua madre ci lascerà tranquilli. Ci penserà Enrico. Non è vero. Non dirmi che non sapevi perché lei ci ha fatto venire qui. No! Dove vuoi andare? Posso prenderla? Non potreste più guardarmi in faccia per tutta la vita! Ora per me è diverso. Ora ti ho conosciuta e sento di amarti. Di farmi impazzire. Voglio che tu mi ami. Ti voglio. Io intanto vado di là. Il caffè si è rovesciato e abbiamo dovuto rifarlo. Emma! Emma!
È svenuta. Lasciatela. Non posso. Siete pazzo. Per fortuna non sanno. No, io... Pensate allo scandalo. Andiamo. Presto. Schiena, pazzo. Presto. Bambina mia, non ti avvicinare. Perdonami, io... Lasciami sola. Carlo, ci sono ancora quei tappeti da cambiare. Non le candele. Avete preso le candele? Bravi. Oh, i corridoi dei parchi, che li lasciate sempre sporchi. Yeah. Tanto è buono. Voilà, con ça. Però, vanno sempre meglio queste ragazzone. Sono brave. Suivez la tête avec le regard. Sua Altezza. Il Duca, il Duca. A posto, tutti a posto, mi raccomando. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais non. En place. Via, 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 via. Tutti via, sgomberate, sgomberate, su. Una bella uniforme, non c'è che dire. Forse un po' troppo colorata. Ma quando Carlo III di Borbone Parma non se ne andava in giro protetto dall'incognito, era felice di indossarla. Altezza, quale onore. Come va, caro Morelli? Il suo amore per il bellissimo teatro della città era altrettanto indiscutibile. È vero che lo considerava anche una specie di riserva di caccia. Grazie, ci vedo benissimo. Vai. L'inno, l'inno. Grazie, signore. Capirei l'inno con l'orchestra, ma così un po' squallido, non vi pare? Ah, il nuovo corpo di ballo. Oh, sì. E abbiamo fatto parecchi cambiamenti. Bene. Vediamo un po'. I nomi, i nomi. Michel, Simona, Francesca, Alexandra, Chiara, Luciana, Anna, Katia, Antonella, Maria Carla, Barbara,
E Rita? Come va la signorina Rita? Altezza? È sempre la più brava? Siamo tutte brave, Altezza. Ma voi qui dovete lavorare. Prego. Je vous en prie. Dépêchez-vous. En place. Bon, ça va. Attention maintenant. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. Troisième mouvement. Allora, Morelli, a presto l'apertura. Apertura di stagione e serata in onore delle loro altezze. Souplesse. Le bras. Conosci? È lui. Guarda bene il francobollo. È Giovanna Pianzola, che mi scrive da Parma. Forse ti capiterà anche di incontrare il mio sovrano, il simpatico ed attraente Carlo III. So che va spesso a caccia da quelle parti. Il conte di Mulazzo. Non ci voleva molto per scoprire la sua vera identità e quella del suo mezzano. Un sovrano. Un uomo che dovrebbe avere un sacro rispetto del destino che Dio gli ha riservato. E per di più sposato. Con tre figli. Che orrore! Povera bambina mia. Io non ho saputo difenderti, è vero, ma ci sono dei momenti. Ma sei proprio sicura che Dio gli abbia riservato un destino diverso da quello di un altro uomo? Ma tu bestemmi. Ho freddo. Vorrei vestirmi. E prendere un po' di sole. Ma come puoi? Emma. Noi due dobbiamo parlarne. Decidere sul da farsi. Se tuo padre fosse un uomo diverso, a chi chiedere un consiglio? Un aiuto, no? No, 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 sciocchezze. Nessuno ci darebbe una mano e lo scandalo ricadrebbe soprattutto su di noi. Ma se quell'uomo pensa di cavarsela impunemente... Guarda. Hai ancora addosso i segni delle sue mani. Perché non dici niente? Non lo odi quell'uomo. Si è comportato con te come il peggiore dei delinquenti e ora dovrà scontarlo. E come? Se tu hai intenzione di rassegnarti, io... Sei mia figlia. Torniamo a Firenze, mamma. Perché? Questa casa... Voglio dimenticarla. Giovedì e domenica, se il tempo lo permetteva, la banda militare teneva nel pomeriggio pubblici concerti e in quelle stesse ore un altro evento si verificava infallibilmente. Carlo III percorreva con itinerario invariabile le strade della sua Parma.
Una passeggiata tranquilla, in compagnia di un solo ufficiale e la scorta di due non troppo marziali rappresentanti delle forze armate del Ducato, alabardieri o artiglieri o cacciatori o dragoni che fossero. Durante il cammino Carlo doveva superare parecchi caffè caratterizzati dalla clientela. Il Nuovo, il Nosari, il Bersellini. Però sono gentili. Un affettuoso avvertimento. Come se non fossimo italiani anche noi. Tu farai in tempo a diventarlo. Io non potrei mai. Sinceramente non vi capisco. Ti risolve! Non capisco nemmeno loro, i miei illustri concittadini. Lottano per l'avvenire o rimpiangono il passato? Maria Luigia era una straniera e non l'hanno condannata, nemmeno sui muri. I tempi cambiano, cambiano sempre. E il concetto di fedeltà si adegua. Alle nuove idee? O ai nuovi interessi? Il passaggio davanti al caffè degli svizzeri, convegno di ufficiali e di nobili, era sempre gradevole. Il caffè degli svizzeri è sempre ben frequentato. Oh sì, se lo fossero tutti come questo. Altezza. Altezza. Non altrettanto quello davanti al caffè Ravazzoni, noto covo di ribelli. Ma certo, non c'è dubbio, caro Varzi, sono perfettamente d'accordo con te. Ci vuole una spiegazione molto chiara. Il Duca. Il Duca passava in una scia di ossequie e di scappellate, ma pochi di quegli omaggi erano sinceri. Né Carlo si illudeva che lo fossero. Vi prego, passiamo sull'altro marciapiede. Perché? Lo sapete benissimo. Il caffè Ravazzoni è un covo di ribelli. Il padrone ha perso un occhio nei moti del 48. I clienti del caffè Ravazzoni mi hanno visto passare tante volte e non è mai successo niente. Ma quello che non è successo finora... Guardate, hanno chiuso la porta apposta. Ma come osano? Meriterebbero davvero... Forse temono le correnti d'aria. Ho voglia di un caffè. Altezza, ma... Chi vi ha chiamato? Altezza, vi prego. E va bene, rinunciamo al caffè. Oggi la finestra di Rita non si aprirà. Lei ha le prove in teatro. Rita è una gran brava ragazza. Oh, sì. E tu dovresti sposarla. Così vi avrei tutte e due sempre vicini. E non scherzo, eh? Siete i miei soli amici. Non muovetevi. Fate largo. Perché? La strada è di tutti. Girati! E toglietevi il cappello. Ah!
Prendetelo. Lasciatelo. È stato punito abbastanza. Non volete nemmeno sapere chi è? No. Ne sei proprio sicuro? Beh, se non lo sa mio fratello che è ministro agli esteri. Bocchi sta per tornare da Torino. Oh, speriamo che ci porti notizie importanti. Sarebbe ora. Qui dobbiamo decidere. Carla, che è successo? In faccia. Mi ha frustato in faccia. Il duca, il suo lacchè. E lui era lì che rideva. Siediti, ti offro qualcosa che ti calmerà. Calmarmi? Non ti stiamo mica dicendo di metterci una pietra sopra. Oh, ragazzi, non è ancora il momento. Andiamo là, dai. Prego. Date a me, Pallavicino. Ma è proprio sicuro che la camomilla faccia bene all'insonnia? Ma tutti i medici dicono che... I medici? Anch'io come Ward ho molta più fiducia nei veterinari. Brodick. Già, il mio cavallo Brodick. Ti prego. Dicevo che ti ho chiesto altre volte di rinunciare alle tue periodiche esibizioni per le strade della città. Perché? La passeggiata mi piace. E a quanto pare non dispiace neppure ai miei fedeli sudditi. Mai una minaccia, un'offesa, uno sgarbo. No, qualche piccolo sgarbo di lontano. Ma faccio finta di non vedere e tutti contenti. Perché? C'è qualcosa di nuovo? E il nostro ministro agli interni dov'è? Soragna è ammalato, Altezza. Ma di recente ne abbiamo parlato. E anche lui ritiene che il pericolo... Ma non capite che una mia rinuncia servirebbe solo ad aizzare i malintenzionati? Preferisci sfidarli? Io non ho paura. E che tutti lo sappiano. Bastano pochi esaltati. Oh, quelli non mancano mai. A me interessano gli altri, la grande maggioranza. Quelli che non mi odiano solo perché rappresento il potere. Siete uno strano tipo di potente. Odiate il potere come se anche voi lo subiste. Certo, ma sto al gioco. Non mi sottraggo ai miei obblighi. Se il potere vi pesa tanto, perché non lo trasferisco ad altri? Non posso. Cadrebbe in mani peggiori delle mie. Signori, vorrei scambiare due parole con mia moglie. Buonasera, contessa Carmi. Thank you.
Vorrei ricordarti che Giuditta Caimi è la mia dama di compagnia e che spetta a me... Giuditta Caimi è qualcosa di più di una dama di compagnia. Certo, è la mia unica amica. E so che potrò sempre contare su di lei. Ti senti così sola? E l'inestimabile Marchese Pallavicino? La tua volgarità... Ha intenzione di calunniarlo? No, e nemmeno di calunniare te. Ti reputo troppo intelligente e soprattutto troppo orgogliosa per abbassarti a un intrigo meschino. Ma voglio metterti in guardia proprio contro le persone in cui hai più fiducia. E Pallavicino e la Caimi sono le più pericolose. Rischi di diventare il loro strumento. Nessuno ci riuscirà mai. Dovresti saperlo. Tu non ci sei riuscito. Non l'ho mai tentato. Hai fatto anche di peggio. Hai dimenticato che sono tuo moglie. E che ti ho dato 3 figli. Mi hai umiliata fino al punto di preferirmi una qualunque sgualdrina. Tu non sei un incosciente. Tu disprezzi tutti e ti puoi permettere tutto. Ma io dovrei essere la prima a sopportare. Ma perché non ti vedi finalmente come sei? Non sopporteresti te stesso. Sì. Forse è uno di quei momenti. Quelli in cui non sopporto me stesso. Ascolta. Cos'è? L'ultima tua conquista ti ha abbandonato? O ti ha tradito? Luisa. Sono stanca. Non ti credo. Buonanotte. Se n'è andata senza voltarsi, capisci? Invece... Non che tutto possa tornare come prima, ma se lei mi desse una mano. Luisa Maria di Berry, la gran donna di stirpe reale. Ma perché non è comprensiva, sensibile, umana, come sai esserlo tu? Eppure... Io so quello che sono. Per me sei molto. Più adesso di prima. Non mi hai più permesso di abbracciarti. Non tentatelo. Non mi vedreste più. Questo mai. Io ho bisogno di te. Stasera, per esempio, se non fossi corso qui a sfogarmi. Siete proprio sicuro che vostra moglie non abbia intuito? Che cosa? Quello che vi sta succedendo. Non siete in pace con voi stesso. Avete fatto del male e ne provate rimorso. Come hai fatto a indovinarlo? Hai ancora un po' di quella grappa? Ecco la grappa. Ho conosciuto una ragazza al mare in Versilia. La madre è quella che... e Camilli l'ha capito subito. Ma lei, la ragazza, la sua ingenuità mi ha fatto impazzire. L'ho presa con la forza e l'ho lasciata lì svenuta. Non riesco a togliermela dagli occhi. Per fortuna. Che?
Se non provaste quello che state provando. Io non sono un mostro. E tu lo sai. Che devo fare? Grazie. È un bel po' che non apri bocca. Disapprovi, eh? Non dovrei rivederle. Se devo essere sincero. Devi. La gente che non lo è non mi piace, lo sai. Allora? Sarebbe stato meglio dimenticare l'episodio. Non riuscivo a dimenticare lei. Un'avventura come un'altra. Può darsi. Ma lei mi correva dietro. Che? Sì, in sogno. Quel suo sguardo da gazzella. Da vittima inerme. Da preda che non si difende. Adesso, quando sognavo di tornare lassù a Brodick, in Scozia, lei mi seguiva lungo il mare o fra gli alberi del parco. E io la scacciavo. Volevo che svanisse. Ma lei dopo un po' riappariva e ricominciava a corrermi dietro. Brutti sintomi. Un cacciatore coi rimorsi. Non si dovrebbero mai uccidere le gazzelle. Comunque, guai in vista. Se quella ragazza e sua madre hanno appurato chi sia... Emma, una ricattatrice. Ma se non sapete niente di lei? Buongiorno. Buongiorno. Volete annunciarci alla contessa Bernaldi? Dite che... La signora contessa e sua figlia sono tornate a Firenze. Ma non dovevano fermarsi in villa fino a tutto settembre? Sì, però hanno deciso altrimenti. Da molto? Da una ventina di giorni. Chi devo dire se devo informare della vostra visita? Grazie, penseremo noi. Buongiorno. Buongiorno. Meno male. Saggio destino. Allora, ci fermiamo in albergo a Viareggio e ripartiamo domattina? Ho un'idea migliore. Camaiore. Ho voglia di rivedere mia madre. A Villa delle Pianore. Non sei felice, lo sento. Ma la felicità non è di questo mondo. Qui possiamo solo aspettare, prepararci a meritarla. Non certo alla maniera di tuo padre, che si è liberato di ogni responsabilità, trasferendo il potere sulle tue spalle e andandosene in giro per l'Europa, scandalizzandola con le imprese libertine del conte di Villafranca. Ha osato mandarmi il suo ritratto da Londra. E io non ho avuto il coraggio di distruggerlo perché comunque è tuo padre e io ti voglio bene.
Devo essergli grata se ti ho messo al mondo. Ma siamo sempre stati due strane, fin da quando me lo ebbi a fianco come sposo 32 anni fa. È vero, dunque. Si può essere sposi e mettere al mondo dei figli senza amarsi. Non accade solo a noi, destinati a regnare. E che cosa dovrei fare per sentirmi libero? Abdicare come mio padre? Davvero lo vorresti? Sinceramente? No, non lo voglio. Io ho rispetto del mio destino. Anche se a volte pensando al futuro. Dio ti ha messo su una strada e so che la percorrerai fino in fondo. Sei proprio sicuro che Luisa Maria non ti ami e che la colpa più grande del vostro dissidio non sia tua? Vedo che soffri, forse per un rimorso. E se dopo tanto tempo sei qui, è segno che hai bisogno del mio conforto. Ma non chiedermi consigli, non saprei dartene. Come principessa e come donna sono ormai troppo lontana dal mondo. Le sue ansie, i suoi problemi, non so più valutarli. Forse nemmeno capirli. Ti deludo, vero figlio mio? Hai ragione. I miei problemi devo risolverli io. Comunque mi hai fatto bene ugualmente. Non crescerò mai, vero mamma? Scusami, devo ripartire subito. Un giorno me li porterai, i miei nipotini? Certo, certo. A presto, mamma. A presto. Cose stanno proprio così. Il documento è inoppugnabile. Valeva la pena di dedicare 2 mesi a questa ricerca. Scrivete. Pertanto, legandosi in rocca tagliata Brandolini, in vincolo matrimoniale, con i Serrachiusa d'Andria, ne derivò il ramo Spurio, cosiddetto Tosco Campano, branca che comunque, reinserendosi durante l'ultimo scorcio del secolo XVIII nel ramo principale dei D'Andria, Erminia, quando lavoro? Scusa, ma domani è venerdì e si era detto dobbiamo ricambiare l'invito a pranzo dei Ginori. Ma domani vorrei lavorare fino a tardi. Sabato lui non c'è, non si potrebbe? Veramente io sabato? Beh? Ho capito. Troverò un pretesto, come al solito. Ti sono grato. Figurati. Il mondo crollerebbe senza le tue ricerche araldiche. Ti aspetti? Li leggi? Ah. Pertanto, legandosi rocca tagliata Brandolini in vincolo matrimoniale con i Serrachiusa d'Andria. Sai pensare ad altro, vero? Del resto ti capisco. Anch'io al tuo posto... Beh, forse io al tuo posto avrei saputo difendermi meglio. No.
No, non è un rimprovero che ti faccio. Tu non sapevi che il desiderio può trasformare il migliore degli uomini in un bruto accecato dalla violenza. Avrei dovuto dirtelo prima. L'amore non è quella insipida cosa che si incontra nelle pagine dei tuoi romanzi. E anche noi donne, a essere sincere, Emma! Ti sto ascoltando. Meno male. Non lo so. Certe volte mi fai paura. Io, mamma? Cara, niente di nuovo, vero? No, voglio dire... No, mamma. Non aspetto un bambino. Ma come puoi parlare di certe cose? Senza fingere. Mi sto abituando. E d'ora in poi lo farò sempre. Giusto. Hai ragione. E allora parliamo come due amiche che affrontano insieme un momento difficile, pericoloso, della loro vita. Quell'uomo, il duca, non deve sottrarsi alle sue responsabilità. Deve umiliarsi, chiederti perdono, fare qualcosa per te. Ma in fin dei conti è un sovrano e se volesse, guai se alla sua corte sapessero. Ma tu non mi stai parlando d'amica, nemmeno da madre. Io non voglio vendicarmi, non lo farei mai. Ma ti sto forse parlando di vendetta? Ti ricatto addirittura. Ma tu sei pazza. Bambina mia, sai che cosa mi spaventa? La tua ostinazione nello sperare, sì. Sì, tu speri che lui non sia quel mascalzone che prima ti ha offesa e poi dimenticata. Perché è questo che ti fa veramente soffrire. Che tu non esista per lui. Te ne sei innamorata. No? Ne sei sicura? E allora sfida la verità. Metti alla prova lui e te stessa. Andiamo a Parma, affrontiamolo. A Parma? Sì. Troverò il modo di giustificare il viaggio agli occhi di tuo padre. Gli dirò che siamo stati invitati dai Pianzola, dai San Severino. Tanto per quello che gliene importa. E quando saremo davanti al duca... Forse non riusciremo nemmeno a parlargli. Oh, per questo lascia fare a me. Tu sottovaluti tua madre. E poi c'è sempre l'altro, il complice. Quella simpatica canaglia del conte Cameli. A me non dirà di no. L'ora della nostra convocazione era precisa. E noi siamo arrivati puntualmente. Ora non vedo perché dobbiamo aspettare tutto questo tempo. Oh, che noia. E che mancanza di riguardo, soprattutto. Hai capito, Andrea? Sono riuniti in consiglio. Chissà quanto ci toccherà aspettare. Non è meglio tornare un altro giorno? Sì, a rischio che non ci lasciano nemmeno entrare. Credi che quel furbone del ministro Ward non sappia perché vogliamo parlare con il duca? Questo non può impedircelo. Non lo conosci? Quel denaro non mi interessa. Quel denaro appartiene a noi e perciò devono darcelo. Vuoi capirlo, sì o no, che non hai più a che fare con quegli smidollati dei tuoi genitori adottivi? Ci ho messo 10 anni a ritrovarti. Sei il mio unico figlio. Non te ne importa del mio affetto. Vuoi solamente che ti obbedisca. Io voglio solamente che tu impari a vivere. E questo lo pretendo da te. Gli Smucker, padre e figlio, sono arrivati 2 giorni fa all'albergo della posta e mi hanno chiesto subito udienza. Adesso sono di là, in attesa che io li riceva. È proprio necessario. Dobbiamo evitare ad ogni costo uno scandalo. Scandalo? Io non so niente di questa storia. È una storia incresciosa, Altezza. Avrebbe solo turbato il tuo sano rispetto per le parentele importanti. Non importa. Credo di avere il diritto di sapere.
Tocca a voi, Soragna. 24 anni fa, questo Gustav Smucker, da tenente svizzero, prestava servizio alla corte di Napoli. E per disgrazia l'allora adolescente Maria Antonietta, sorella di Ferdinando II... diventò la sua amante e mise al mondo un figlio. Ma sì, che c'è di male a dirlo? A farlo, piuttosto. Per una principessa reale, mettere al mondo un bastardo. Carlo! Oh sì, scusami, cara. Dimenticavo che Maria Antonietta è attualmente la granduchessa di Toscana. Specchio luminoso ed esemplare di ogni virtù. Continuate, Soragna. Il bambino, trafugato al padre per evitare ogni eventualità di ricatto e di scandalo, è cresciuto in incognito, nel Molise, figlio adottivo di certi De Andreis, morti entrambi mentre il ragazzo studiava a Genova. Ed è a Genova che Smucker lo ha rintracciato dopo anni di ricerche, deciso a far valere i suoi diritti di padre. Non vedo come questa faccenda ci riguardi. Ah no? Ward, spiegatelo voi. Eravate ministro alle finanze anche di mio padre. Ecco, si tratta di una somma ingente, 10.000 sterline, che l'attuale granduchessa di Toscana gli affidò in segreto, destinata al figlio che non avrebbe mai conosciuto al compimento della maggiore età. Gli affidò? Confesso di non capire. Sì, al duca Carlo, in cui riponeva la più cieca fiducia, informandolo sulla falsa identità del ragazzo, in modo da poterlo un giorno rintracciare e consegnargli il denaro, tacendone però la vera provenienza. Naturalmente, come ministro alle finanze... Avete amministrato voi il deposito, il che significa che di quel denaro attualmente non è più disponibile un soldo. Le vostre insinuazioni. È così, barone Ward. Calma. Io ero informato di tutto. La somma è stata intanto incamerata nelle casse dello Stato. Per esigenze impellenti. E tutto è documentato. Ma ora dobbiamo restituirla. Al momento opportuno e a costo di qualsiasi sacrificio, la somma in oggetto sarà ripristinata. Ma il momento è venuto. Gli Smucker, padre e figlio, sono di là in attesa. Chiedo scusa. Ritengo di poter risolvere personalmente questa faccenda. Senza possibilità di scandalo. Altezza. Fate pure, Ward. Come sempre ho piena fiducia in voi. Se non sbaglio, ci sono altri arrivi all'albergo della posta. Oh sì, Thiers, l'ex presidente del consiglio francese, ma nel più stretto incognito. Ha fatto sapere che è venuto a documentarsi sugli anni di Maria Luigia per la sua storia del consolato e dell'impero. Credo che sia il caso di invitarlo a tornarsene subito in Francia. Perché? Lasciamogli un po' ficcare il naso. Che male fa? E un giorno potrebbe tornarci utile. La sua carriera politica non è finita. Vero, Pallavicino? È così, Altezza. Nessun altro arrivo è segnalato, Soragna? Nessuno che... Ah, l'architetto Bardi, nuovo sovrintendente ai lavori della fortezza Farnese, e la contessa Vernaldi, moglie del noto araldista di Firenze, con la figlia Emma. Certo che è un segreto di Stato, lo so benissimo. E proprio per questo... Vostro figlio si sta comportando molto più saggiamente di voi. Siamo decisi, comunque, a far valere i nostri diritti. E come? Senza prove? Citerò il vostro ex duca, il conte di Villafranca. Non oserà negare. Colonnello Smucker, scendete di sella e rendetevi conto della vostra fortuna. Nessuno pensa a defraudare vostro figlio di quel denaro. E quando lo verserete? Non subito. Diciamo fra 3 mesi. Ah, ma allora? Il deposito era vincolato in una banca. Occorre del tempo per la somma liquida. Non vi credo. Scusa, è passato tanto tempo. 3 mesi non cambiano niente. Bravo, Giovanotto. E vostro padre farebbe bene a capire che invece di rendervi odioso assieme a lui... potrebbe accattivarvi le simpatie del duca e della corte e preoccuparsi del vostro avvenire. E che cosa potreste fare per lui? Vedremo.
Vedremo. Per tutto il giusto tempo. Prendete esempio da vostro figlio. È il modo migliore di evitare guai. La duchessa. Non ha mai voglia di ridere. Ma dove t'hai ricacciato? Ho ricevuto un biglietto. Novità. E preoccupanti. Emma e Erminia Vernaldi sono qui a Parma. Lo sapete già. Soragna è un bravo uomo, ma come ministro agli interni ci tiene a riferire tutte le novità. Sono all'albergo della posta e intanto aspettano me. Ma che hanno in mente? Quell'Erminia è una pericolosa intrigante. Avremmo dovuto accorgercene subito. Con la ragazza, si intende, eviterete ogni incontro. Ma forse è meglio che io parli con la madre per convincerla che hanno fatto una pazzia e rispedirle a Firenze. Siete d'accordo, non è vero? Dicevi? Scusatemi. Perché? Buonasera. Andrea Smucker, vi ho visto stamattina a colazione. Con vostra madre, credo. Sì, veniamo da Firenze. Sì, lo so. Voi siete la contessina Emma Vernaldi. No, non prendetemi per un corteggiatore da strapazzo. È il tipo d'uomo che più odio al mondo. Ma vedendovi a tavola così silenziosa e triste... Vostra madre continuava a parlare e voi le rispondevate appena. Così mi è venuto spontaneo chiedere all'albergatore... Uffa, non ho fatto un discorso più lungo in tutta la mia vita. Perdonatemi. Il vostro sigaro? Eh? Credo che vi stia bruciando la mano. Perché non continuate a fumarlo? Davvero non vi dispiace? No, no, adesso io andrò a raggiungere mio padre. Voi volete star sola. L'ho capito appena siete apparsa nel giardino. Emma! Scusatemi. Ho detto alla signorina Marcucci che non voglio dubitare di lei, ma a seguirla così di notte in una città sconosciuta, il conte Cameli poteva pure affidarvi un biglietto. Ma non è Cameli che chiede questo incontro? Ah, è lui. Sì, è lui. Sono pronta a seguirvi. Un momento. E tu credi davvero che io ti mandi sola? Sì, mamma, io andrò sola. Per questo sono venuta a Parma, per conoscere la verità. La leggerò nei suoi occhi la verità, quando mi avrà davanti, sola. E per capire, e non per minacciare o rivendicare. Ma Emma!
Se la signorina Marcucci è venuta fin qui, credo che non ci sia bisogno di fingere davanti a lei. Quella persona sa di poter contare sulla mia devozione e vi chiede di avere la stessa fiducia in me. Non so dirvi altro. Sì, capisco, ma non è possibile che tutto avvenga così. Emma, io verrò con te. No, mamma, ti prego. Prendo un mantello. Venite. Buonasera. Un momento solo. Andrea? Andrea, sei tu? Sì, sono qui. Raggiungimi in sala, è ora di pranzo. Va bene. Grazie. Vi accompagno. No. Non è niente. Grazie. Sapessi ballare come so fare il caffè. Anche lui diceva che non c'è in tutta Parma un caffè migliore del mio. Grazie. Uno basta? Bevetelo subito. Caldo e profumato. Non entrerà un mostro. E nemmeno un nemico. Se ha deciso di incontrarvi è segno che è pentito, che vuole essere perdonato, come i bambini quando si accorgono che hanno fatto del male. Così lo vedo io, da quando siamo soltanto amici. Un ragazzo impulsivo, prepotente, che diventa cattivo perché non riesce a farsi voler bene dalla gente. Voi gliene volete ancora? Certo, e anche lui alla sua maniera me ne vorrà sempre. Proprio perché con me può dimenticarsi di essere il duca di Parma. Con me non deve fingere o difendersi. Sa che non gli ho mai chiesto niente e mai gli chiederò niente. Perciò si fida di me. Ma io non vi ho accompagnato qui perché lui continua ad ingannarvi. O perché metta in pace la sua coscienza. Questo devo dirvelo. E mi dovete credere. Io voglio aiutare voi. Se non avessi sofferto anch'io quello che ora state soffrendo. Perché hai paura di me? Io ti amo. Mm.